musei che nascono dalla volontà politica e dal progetto culturale di un sovrano o di una serie di sovrani, però ci sono anche musei che nascono dalla passione per l'arte, per la bellezza di una famiglia o di un privato. L'esempio perfetto di questo tipo di collezionismo che ha prodotto un museo che è da considerare fra i più affascinanti del mondo è il luogo nel quale stiamo andando, cioè la Galleria Borghese. Chi erano i Borghesi, prima di tutto? Erano una grande famiglia principesca romana, famiglia di papi, di cardinali, di eminenti personalità della cultura, dell'amministrazione, della politica. Questa era la loro villa fuori porta Pinciano. Qui dentro i Borghese, e in particolare Scipione Borghese, il cardinale Borghese, parleremo a lungo di lui quando saremo entrati nel museo vero e proprio, hanno raccolto tutti i tesori straordinari di arte antica e di arte moderna che era possibile reperire. Nel 1901 tutto questo entrava in proprietà dello Stato italiano. Lo Stato italiano comprava dagli eredi Borghese tutta la villa e tutto il parco che la circonda per la somma di 3.600.000 lire. In realtà era una cifra irrisoria se si pensa che il barone Rothschild era disposto a pagare ben 4 milioni di lire un solo quadro fra i tanti che la galleria ospita, e cioè l'amore sacro e profano di Tiziano. Uno potrebbe non sapere nulla di storia dell'arte, ma se entra nella Galleria Borghese di Roma e si mette a girare per le sale e si ferma di fronte alle sculture, di fronte ai quadri, di fronte agli affreschi, se vede il rapporto che c'è fra l'interno e l'esterno, il giardino, il cielo di Roma e i capolavori dell'arte, ecco, se uno fa questo allora veramente capisce tutto, perché la Galleria Borghese ha questo di straordinario: che ti offre tutti insieme la infinita varietà delle opere e degli stili. Capisci che l'arte, la storia dell'arte è una, come una sinfonia di talenti, di varianti, di tendenze. Un ammirabile, come dire, prodigio. La meravigliosa confusione della Borghese, così ebbe a definirla un grande storico dell'arte del Novecento, Francis Haske. Scipione Borghese, nipote di un papa, era il cardinal legato, era cioè il ministro degli esteri e degli interni, era tutto praticamente. E finché visse, nei suoi 50 e poco più anni di vita, è stato l'uomo più potente di Roma, d'Italia e uno dei più potenti d'Europa. Ma la sua vita l'ha dedicata al collezionismo, alle opere d'arte che ha scelto, che ha voluto, che ha posseduto e che ha portato qui. Aveva un grande interprete, potrei dire. Un uomo che come lui aveva lo stesso tipo di sensibilità. Basterebbe guardare l'autoritratto che sta al centro,
cioè Gian Lorenzo Bernini rappresentato nella sua gloriosa maturità. Per capire la grandezza, la genialità di quest'uomo. Un uomo che, proprio al tempo di questo autoritratto, progetta il porticato di Piazza San Pietro, realizza l'altare di bronzo, l'altare della confessione dentro la Basilica di San Pietro e la gloria della cattedra sullo sfondo. Gian Lorenzo Bernini aveva il gusto del teatro, dello spettacolo. Cose ha fatto Gian Lorenzo Bernini per il suo cardinale. Qui nella Galleria Borghese ci sono tre capolavori di grande statuaria. Sono tre favole, se così possiamo chiamarle, sacre e profane. Una è il Davide che scaglia la pietra contro il gigante Golia. Le altre due sono due storie della mitologia greco-romana. Una è il ratto di Proserpina, che il dio degli abissi, il dio degli inferi, Plutone, porta con sé e diventa la sua regina, la sua sposa. L'altra, la più celebre, tutti la conoscono, tutti ne hanno sentito parlare, il capolavoro assoluto di Gian Lorenzo Bernini, il ratto e la trasformazione di Daphne, la metamorfosi. Apollo che insegue la ninfa amata e lei che sotto i suoi occhi, per sfuggire al suo amplesso, diventa una pianta di alloro. È un'opera che si data al 1624. Al gran cardinale Scipione Borghese sarebbero rimasti ancora 10 anni di vita. E questa è un'opera nella quale la cultura classica, l'erudizione, il gusto dei testi antichi, quelli di Ovidio, per esempio, le metamorfosi di Ovidio, e la rappresentazione naturalistica del vero, e al tempo stesso l'interpretazione, come dire, sentimentale e visionaria del mito, si tengono tutte insieme. I capelli della donna diventano fronde e le braccia diventano rami e i piedi si radicano sotto forma di radici nel suolo. E tutto questo è rappresentato con una capacità di mimetismo, di rappresentazione naturalistica delle cose quale mai si era vista prima nella scultura moderna. Ma ecco qui, in questa sala che ha un decoro, un arredo di tipo neoclassico, quindi siamo almeno 2 secoli dopo l'epoca di Scipione Borghese, ecco una delle tre composizioni statuarie in marmo bianco di Carrara di Gian Lorenzo Bernini, cioè il ratto di Proserpina. Vedete bene che questo è il tipo di scultura che esige di essere guardata da ogni punto di vista, bisogna girargli attorno per capirla. Lorenzo Bernini immagina il dio degli inferi, Plutone, che stringe la sua promessa sposa. Accanto a lui c'ha Cerbero, il cane a 3 teste che è guardiano dell'inferno. Sono 2 personaggi teatrali che si muovono liberamente nell'aria, nella luce, nei colori
di questa sala della Galleria Borghese. È la scultura che diventa teatro, diventa scenografia, diventa rappresentazione dei fatti fisici, ma soprattutto rappresentazione dei temperamenti e dei sentimenti. Siamo nel 1620-1621, quindi all'inizio di quella stagione che poi i manuali di storia dell'arte chiameranno del barocco, e di cui stagione di cui Gian Lorenzo Bernini è l'assoluto e principale protagonista, come tutti sappiamo bene. Ecco che cos'è l'Eros al tempo del gran cardinale Scipione Borghese. Questa sala è piena di donne, di storie d'amore, di allusioni erotiche, appunto. Dalla Venerona un po' pesante di Girolamo da Treviso, questa, alla Venere perfida, crudele, un po' sadica, che Cranach ha dipinto qui. Ma secondo me il quadro erotico più toccante, più commovente in un certo senso, è proprio questo di Correggio. Antonio Allegri, detto il Correggio, cioè quello che ha rappresentato i bambini e le donne più belle che della storia dell'arte. Che cosa racconta questo quadro? Racconta la storia di Danae. Danae, questa ragazza, e qui proprio volutamente Correggio la rappresenta come una ragazzina o poco più. Danae che secondo il mito, secondo la leggenda mitologica, viene fecondata da Giove sotto forma di una pioggia d'oro. Il pittore rappresenta questa giovane ragazza, così tenera, così gracile in un certo senso, sul letto che sta ricevendo la pioggia d'oro che viene dal cielo. E ci sono due putti, due angioletti che giocano e si divertono in primo piano, e c'è un amore alato che le tiene compagnia, che insieme alla donna accoglie la pioggia d'oro. Bisogna vedere da vicino questo quadro, vedere con quanta tenerezza il pittore accarezza il volto e le membra di questa donna. Capirete che non si può essere più sinceramente innamorati della bellezza femminile di come è stato Antonio Allegri, detto il Correggio, in questo suo capolavoro. Quali sono i caratteri del vero collezionista? Sono la curiosità, prima di tutto. Il collezionista vero è curioso, inesausto, vuole vedere tutto, vuole capire tutto, non si accontenta mai. L'altro carattere distintivo del vero collezionista è la percezione della qualità. Il vero collezionista sa riconoscere sempre l'eccellenza nel settore del suo collezionismo, nel settore del suo interesse. E infine la terza qualità che un collezionista deve avere è il gusto. Ma che cos'è il gusto? È la capacità di dare alle cose che lui ama e che ha scelto, dare un, come dire, un carattere
sistemarla in un contesto che sono la veridica rappresentazione del suo gusto, della sua cultura, della sua personalità. Ecco, il cardinale Scipione Borghese aveva in sommo grado queste tre qualità: la curiosità, la percezione della qualità sempre e il gusto. Il cardinale Borghese, grande collezionista, grande amateur dell'arte, aveva, oltre a quella per Gian Lorenzo Bernini, un'altra grande passione artistica. E questa era per Caravaggio, l'occhio implacabile sul vero visibile. La pittura della realtà svelata dal contrasto fra la luce e l'ombra. Questa è la poetica di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. In nessun altro museo al mondo esistono tutti insieme, come qui, in uno spazio relativamente piccolo, ben sei Caravaggio. I Caravaggio raccolti tutti qui intorno a me. Il fanciullo con la cesta di fiori, il San Giovannino nel deserto con accanto il caprone, che è il simbolo della sua missione di precursore di Cristo, Cristo l'agnello sacrificale, e poi ancora il San Girolamo nel suo studio. E di fronte a me, ecco, il Caravaggio del Bacchino Malato. Una specie di, anzi, un autoritratto che Michelangelo da Caravaggio ha dipinto se stesso quando era molto giovane ed usciva da una malattia, dalle febbri malariche probabilmente, dall'ospedale romano di Santa Maria della Consolazione. Si vede questo ragazzino emaciato, dimagrito, colorito verdastro in faccia, e Caravaggio stesso, appena ventenne, che usciva dalla malattia. E poi ancora Caravaggio invece in un altro momento della sua vita, del suo stile, è il Caravaggio fuggiasco, il Caravaggio che era stato a Malta, inseguito dal bando papale per aver ucciso un uomo a Roma, e poi da Malta era scappato a Napoli. E probabilmente questo dipinto che sta di fronte a me, cioè il Davide che stringe in mano come un trofeo la testa di Golia decollato, è un quadro che Caravaggio ha dipinto a Napoli intorno o poco prima, il 1610, ed è anche questo un autoritratto, perché il volto del Golia decapitato e stretto per i capelli nel pugno come un macabro trofeo è il ritratto di Caravaggio stesso. Questo David, personaggio mitologico, personaggio della Bibbia, come sapete bene, giovane eroe di Israele che ha appena abbattuto il gigante Golia e lo ha decapitato. E ora il piccolo Davide, il giovane Davide, presenta la testa del nemico decollato come un trofeo. Oh.
Gli anni ultimi di Caravaggio sono stati anni cruenti, anni tumultuosi, drammatici. La sua storia negativa, il suo tempo orribile nella sua vita è cominciato nel 1606, quando durante un gioco del pallone, il gioco della pallacorda in Campo Marzio a Roma, per un contrasto sulle regole del gioco, Michelangelo da Caravaggio entra in competizione con un capo della tifoseria avversa e dopo una rissa lo uccide. Caravaggio è costretto a scappare. Dapprima si rifugia nel feudo dei Colonna. Colonna erano suoi amici, lo proteggevano. Da lì va a Napoli. Da Napoli poi prende una nave per arrivare a Malta. È il momento in cui Caravaggio si fa cavaliere di Malta. Un giorno, nella residenza di un cavaliere francese, Michelangelo entra in rissa e poi in duello con i presenti. Ferisce un uomo. Questa volta non ha scampo, non si può colpire impunemente un aristocratico. Fatto sta che Caravaggio finisce in galera nelle segrete della fortezza dei Cavalieri di Malta e da lì probabilmente con la complicità di un Colonna riesce a scappare. Si rifugia in Sicilia, prima a Siracusa, poi a Messina. Il periodo della sua vita questo è estremamente instabile, irrequieto. Caravaggio non ha pace, sa che i cavalieri di Malta lo inseguono, che vogliono la sua testa. E quando lascia la Sicilia per recarsi ancora a Napoli, lì viene aggredito nell'albergo dove ha preso sedia. I cavalieri di Malta mandano i loro sicari per farlo fuori. Lui si difende come può, però viene ferito. Riceve una pugnalata proprio in faccia, nella fronte, pare. Scappa ancora, cerca di ritornare a Roma perché sa che i suoi amici Del Monte, Giustiniani, lo stesso Borghese, stanno adoperandosi con il Papa perché conceda a Caravaggio la grazia. Ma sventura vuole che non arriva a Roma. La feluca che lo portava si ferma all'altezza di Porto Ercole. Lui lì scende dalla nave, si rifugia nel piccolo distaccamento militare che c'era in quella cittadina, ormai in terra toscana, e lì muore di febbri malariche, che era la malattia endemica di cui soffriva. Interessante sapere che fra i quadri che lui aveva portato con sé, probabilmente per regalarli a chi lo avrebbe aiutato nell'ottenere la grazia papale, c'era anche questo quadro, questo. Pittura bolognese, il classicismo bolognese è protagonista in questa sala che ha il suo fuoco nel Domenichino. L'episodio mitologico che qui è rappresentato è piuttosto noto. Ateone stava spiando il bagno di Diana, la dea dei boschi, della luna e della caccia.
Diana si accorge di questo suo corteggiatore imprudente, se ne accorge e lo trasforma in cervo, cosicché che i cani della sua muta lo assaltano e lo sbranano. Questo episodio atroce della mitologia greca è messo in figura dal Domenichino in questo quadro che ci fa vedere Diana, la vergine cacciatrice che trasforma in belva il suo corteggiatore, circondata dalle sue compagne, questo tiaso femminile di tipo saffico, e il fidanzato voyeur che viene trasformato in cervo e i cani che lo sbranano. Quindi terribile questo episodio, che tuttavia Domenichino traduce in una specie di favola amabile e gentile, dove è la bellezza di questi corpi femminili. Guardate le due ragazze, le due fanciulle in primo piano. Questa scena arcadica di un erotismo un po' crudele, ecco. È uno dei capolavori che si custodiscono qui nella Galleria Borghese, insieme ad altre opere della scuola bolognese. Questo grande Lanfranco, che racconta la storia di due fanciulli innamorati che vengono scoperti dall'orco e poi però naturalmente riescono a salvarsi, perché la storia va a buon fine. Il grande collezionista non può avere scrupoli di tipo etico. La cosa che uno ama deve essere avuta, deve essere posseduta. Questa è la cosa più importante. Scipione Borghese non faceva eccezione. Noi sappiamo che nella sua breve vita, in fondo è vissuto poco più che di 50 anni, questa vita breve e intensa, lui ha saputo sfruttare tutte le opportunità, coltivato tutte le occasioni pur di entrare in possesso delle opere che ama. La cosa che più colpisce entrando qui dentro e soffermandosi di fronte ai capolavori che ci circondano è un senso, in certo senso, di stupore. Pensate, siamo nell'epoca che i manuali chiamano della Controriforma Cattolica, in un periodo che quindi dobbiamo immaginare come rigorista, di ipermoralismo, di severità di costumi. Ebbene, in questa epoca un cardinale di Santa Romana Chiesa, nipote del Papa, ama collezionare quadri come quelli che voi vedete. Un quadro come L'amor sacro e l'amor profano, dove una bellissima donna nuda e un'altra vestita, il termine amor sacro e amor profano è abbastanza convenzionale, indica due attitudini dell'amore, ma piuttosto della spiritualità, dove è assolutamente straordinario il paesaggio. Guardate i cieli di Venezia, la campagna veneta,
questa capacità straordinaria che prima di Tiziano aveva avuto solo Giorgione di rappresentare il vero visibile, lo splendore del mondo così come lo guardiamo. E di fronte a questo un altro quadro di Tiziano, questo è un Tiziano più avanzato nello stile. Tiziano di temperamento cromatico, già potremmo dire manierista, dove è raffigurata Venere, la dea dell'amore che benda Eros. Perché l'amore, lo sappiamo tutti, è cieco e scaglia le sue frecce senza guardare, senza mirare. Come dimenticare Antonello da Messina? Ecco, voi sapete che i ritratti di Antonello da Messina esistenti al mondo si contano sulle dita di due mani. Questo è uno dei più famosi, dei più noti. Questa rappresentazione di un giovane uomo, un mercante probabilmente, che ha la intensità fisionomica e psicologica che soltanto Dürer un po' di anni dopo saprà avere. E che prima di lui aveva avuto soltanto Jan van Eyck o Petrus Christus. Veramente da un quadro come questo noi capiamo che a un certo momento nella storia della pittura veneta del Cinquecento c'è, come dire, come una specie di link, di punto d'incrocio fra il nord e il sud Europa, fra la misura, la proporzione, la prospettiva di Piero della Francesca e l'occhio fiammingo. Composizione statuaria di Gian Lorenzo Bernini ispirata alla mitologia, in questo caso all'epos romano, all'Eneide di Virgilio. È l'episodio di Enea, il giovane uomo protagonista della scena, che porta in salvo da Troia incendiata dai nemici il vecchio padre Anchise e il figlio Ascanio. Il ragazzino Ascanio si stringe alle gambe del padre Enea, mentre Anchise porta con sé la memoria della famiglia e della patria, cioè le statuette degli dei familiari, dei Lari e dei Penati. Capolavoro fra i capolavori è questo, la rappresentazione della verità. Qui, ecco, quando uno dice che Bernini è riuscito a dare al marmo la verità, marmo che per definizione è algido, freddo, bianco, e qui veramente il tepore della carne sembra di poterlo avvertire.
All'inizio dell'Ottocento, nella famiglia borghese, avvenne un fatto che ebbe clamorosa internazionale notorietà. Il maschio primogenito della famiglia, il principe Camillo Borghese, sposava niente meno che Giuseppina, la sorella di Napoleone. Stendhal diceva, e di queste cose se ne intendeva, che caratteristica comune ai parvenu è quella di sopravvalutare la classe sociale alla quale il talento e la fortuna li hanno portati. Napoleone, il piccolo caporale corso che era diventato imperatore dei francesi, re d'Italia, padrone di mezza Europa, aveva una specie di inconfessata ammirazione per la grande aristocrazia d'Europa. Per gli Asburgo, per i Romanov, per i principi romani. Quindi fu ben felice quando seppe che la sua amatissima sorella Paolina si era fidanzata e che poi avrebbe sposato il principe Borghese, perché appunto era affascinato da questa prestigiosissima grande famiglia italiana, romana. E quindi Paolina diventò così la principessa borghese. E fu nelle vesti di principessa borghese che nel 1804, Giuseppina aveva 24 anni, venne rappresentata da Antonio Canova, il più celebre scultore di quell'epoca, in veste di Venere vincitrice. Venere che ha vinto il confronto con le altre divinità dell'Olimpo, con Giunone, con Minerva, e ha avuto dal giudice Paride il pomo d'oro della vittoria. E infatti stringe in mano il premio del suo successo sulle altre divinità dell'Olimpo. In realtà non assomiglia granché alla sorella di Napoleone. Noi sappiamo che Paolina era piuttosto piccola di statura, aveva mobilissimi e bellissimi, dicono, occhi neri, era di carnagione molto bianca, quasi lattea, e aveva le orecchie piuttosto sporgenti, questo era il suo cruccio. Aveva pochissima cultura perché nella Corsica semibarbara del Settecento le bambine non andavano a scuola. E tuttavia Paolina, donna di grande intelligenza e di straordinario fascino, riuscì a conquistare i salotti dell'intera Europa. Giuseppina, lo sapete, ebbe una vita breve, morì a soli 45 anni dopo che l'eclisse di Napoleone, il suo amatissimo fratello, si era già conclusa. Una donna che ha avuto due mariti, l'ultimo è stato appunto Camillo Borghese, e molti amanti. Eccoci nella sala che ha per protagonista Raffaello. E quale Raffaello? Il Raffaello della Pala Baglioni, questa che vedete alle mie spalle, la deposizione di Cristo. Datata al 1507, è stata una donna, una madre, appartenenti alla famiglia egemone in Perugia dei Baglioni, a
volere questa tavola con questo tema religioso così toccante, così triste, della morte di Cristo, della sua sepoltura, per commemorare la morte del giovane figlio, Grifone Baglioni, che era stato ucciso in una competizione politica, in una guerra di fazione in Perugia. Quindi nel Cristo morto la madre voleva in qualche modo significare il suo amore per il figlio perduto. Siamo, ripeto, nel 1507, la pala era destinata alla chiesa francescana di San Francesco in Perugia. Qualcosa di eroico, di antico e al tempo stesso di straordinariamente moderno in questo capolavoro di Raffaello. E si capisce come un pittore come questo, fra un anno, sarà il protagonista di Roma. Guardate il corpo del Cristo, di una bellezza estenuata, dolente, che fa venire in mente il Cristo della Pietà di Michelangelo in San Pietro, ma anche fa venire in mente il Galata Morente, cioè qualche tema, qualche soggetto dell'antichità classica. Il Cristo morto come Patroclo, in certo senso, che viene portato nel sepolcro. La dama dell'unicorno. Come la deposizione è un argomento di alta temperatura sentimentale e religiosa, questo invece è un omaggio alla bellezza femminile ed è un omaggio ai sentimenti d'amore. L'unicorno nella mitologia era simbolo di purezza, di castità e di fedeltà. Questa donna lo tiene in braccio come si tiene in braccio un cagnolino o un gattino. Non sappiamo l'identità di questa bella e giovane donna. Possiamo dire però che in questo caso l'omaggio di Raffaello a Leonardo da Vinci, pensate alla Gioconda per esempio, è assolutamente evidente. La stessa spiritualità, la stessa intensità psicologica, lo stesso gioco di allusioni simboliche, no? Pensate alla Dama dell'Ermellino di Leonardo da Vinci e guardate subito dopo questa, la Dama dell'Unicorno di Raffaello, databile alla metà circa del secondo decennio del Cinquecento, diciamo fra il 1514 e il 15. Che possiamo datare alla fine del Settecento e alla prima dell'Ottocento come decoro, come arredo, noi vediamo un contrasto a suo modo affascinante, perché da una parte questa straordinaria collezione di sculture antiche parlano di nobiltà, di maestà, di ordine e di splendore del mondo antico. Vediamo le figure mitologiche, vediamo le teste colossali degli imperatori. Tutto questo è la romanità classica, ordinata, splendida, armoniosa.
sul pavimento dove sono sistemati questi mosaici databili alla fine del IV secolo, inizio del V, noi vediamo tutta la brutalità, tutta la ferocia del mondo antico, perché questi mosaici che sono stati portati qui nella Galleria Borghese all'inizio dell'Ottocento ci parlano di stragi di animali feroci. Erano gli spettacoli che piacevano ai romani nel Circo Massimo. E qui vedete appunto pantere, leoni, animali esotici che vengono massacrati dai venatores, appunto dai cacciatori. E soprattutto vedete i combattimenti dei gladiatori, questo sport feroce che appassionava i romani. Questa lapide. La lapide è databile all'epoca del cardinale Scipione Borghese, probabilmente dettata da lui stesso. Questa lapide era collocata fuori della palazzina borghese ed era un invito agli ospiti del cardinale a godere delle bellezze della natura e insieme delle bellezze dell'arte, le sculture, le pitture. Un insieme di opere d'arte, di bellezza naturale, di bellezza artistica, offerta al godimento di chi aveva occhi per guardare e un cuore per emozionarsi, per stupire. E c'è una frase molto bella in questa lapide, scritta in perfetto latino, che vale la pena di citare e di ricordare. Dice questo passaggio della lapide: gira dove ti pare, guarda tutte le cose che ti piacciono e vattene quando vorrai.